State ascoltando il podcast di Viaggiare con Lentezza. Alla voce Cristiano Ferrari. Stiamo parlando col curatore del sito, ovvero dell'iniziativa A Mappa Italia, che si chiama Marco Saverio Loperfido. A Mappa Italia cos'è? A Mappa l'Italia è principalmente un sito internet, anche un'associazione sportiva dilettantistica. L'obiettivo del sito è quello di creare una rete di percorsi che vadano da paese a paese in Italia. Questo grazie alla collaborazione di tutti i camminatori, i quali possono mandare i contributi, mandare le mappature, che c'è uno standard. Queste mappature vengono visualizzate, quindi ognuno può contribuire a una lenta crescita di questa rete scientistica. È una mappatura dal basso dell'Italia fatta da escursionisti. Cioè, vediamo se ho capito. Io faccio un'escursione da un paese all'altro. Durante l'escursione prendo appunti, scrivo, eccetera, e poi riverso tutto ciò nel vostro sito. Sì, esatto. In sintesi è questo. Poi la mappatura nello specifico è fatta di tracciato GPS, fotografie e descrizione. Ho capito. Vedevo che si tratta di percorsi totalmente fuori da tutto ciò che è dallo spostarsi da un luogo all'altro. In realtà è viaggiare da un luogo all'altro. Sì, viaggiare principalmente da un borgo all'altro dell'Italia. Noi crediamo che l'Italia appunto sia il paese dei borghi, il paese di questi borghi anche antichissimi che fondano le radici nel tempo, che però in una certa epoca sono stati abbandonati per ridonare a questi posti il ruolo che avevano in passato. Leggevo anche che c'è una specie di collaborazione col Woofing. Giustissimo, perché la Mappa l'Italia appunto nasce come rete tra i paesi, ma successivamente, tramite appunto una collaborazione che si chiama DEWOOF, abbiamo identificato altri punti sulla mappa. Non ci sono solo i paesi, ma anche le fattorie convenzionali, socie di DEWOOF Italia, sono oltre 700. E queste fattorie appunto possono essere unite ai paesi limitrofi, possono essere unite alle stazioni o ad altre fattorie. Queste si chiamano vie WUF. Ho capito. Il concetto è sempre il medesimo, però è non più tra borghi ma tra fattorie, giusto? Esatto, in modo che un woofer possa per esempio spostarsi da una fattoria all'altra senza l'ausilio di mezzi come l'automobile, il pullman, ma possa vivere la realtà italiana, non soltanto dal punto di vista dell'agricoltura, della pastorizia, ma possa anche spostarsi e godere del paesaggio, nel rapporto con l'ambiente totalmente ecologico, se vogliamo, no? Oppure raggiungere semplicemente la fattoria senza chiamare l'host, senza chiamare certo. Il proprietario, ci arriva a piedi. Capito. Un'altra cosa che mi ha colpito leggendo quello che c'è sul vostro sito è che c'è una lettera che fa, non so di chi sia, chi l'abbia redatta, dove in sostanza questo tipo di spostarsi si è descritto come una scuola, come un percorso di vita più che di viaggio o di spostamento. Sì, esatto. La lettera a un giovane italiano che ho scritto qualche anno fa, in maniera un po' provocatoria, nelle prime righe si dice di non andare a fare l'università dei ragazzi che magari sono diventati da poco diciottenni, perché c'è più da imparare nelle strade italiane. Diciamo, alla base della filosofia di A Mappa l'Italia c'è tutto questo. L'Italia è un paese con determinate caratteristiche morfologiche, ma ha una storia millenaria e allo stesso tempo certo. Una morfologia molto variegata. Attraversarlo, questo paese così bello a 120 km orari, non è la cosa migliore. Mm-hmm. La cosa migliore per poter tornare a casa e dire cavolo, io mi sento veramente di appartenere a questa terra e la amo, è quello di viaggiare a piedi. La lettera serve per dare un'ottica diversa ad un ragazzo che magari appunto sente come il mercato del lavoro sia difficile, oppure non si sente a lui per primo capaci di dare qualcosa a questo paese. Semplicemente mettiti in cammino, vivi le tue esperienze, usufruisci del web, perché questo è uno strumento fondamentale, e tornerai sicuramente con le idee più chiare
benché molti, persino i tuoi genitori possano, potranno dire il contrario. È una caratteristica di tutti voi viaggiatori atipici, quella di affermare o comunque descrivere il viaggio e il viaggiare con lentezza una maniera per crescere, per migliorare se stessi e per migliorare il rapporto con gli altri. È un po' il fil rouge che vi unisce. Sì, esatto. Se uno va sul sito di Ammappa l'Italia e non naviga nella sezione del progetto, non trova semplici mappature, ma la mappatura è un'infrastruttura su cui poi si vanno a calare motivazioni prettamente culturali, psicologiche, pedagogiche, di una nuova visione della società, della comunità, quindi anche è uno strumento per fare resistenza ad un pensiero sempre più unico, come poi d'altronde ci dicono anche sociologi, non certo Marco Loperfido a dire che questi sono strumenti per sentirsi, specialmente per un giovane, veramente libero. Certo, il pellegrinaggio. Sento una vicinanza tra quello che è il pellegrinaggio e quello che state facendo di mappare, di viaggiare da un posto all'altro. Il pellegrinaggio è comunque qualcosa che ha una fine, il pellegrinaggio ha motivi religiosi, però ci vedo delle analogie. Mi sembra che sia un pellegrinaggio laico il cui obiettivo finale non è immediato, ma è, tornando al discorso di prima, una crescita interiore. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, ma da un punto di vista leggermente diverso. Però devo dire che questa tua riflessione in questo momento mi ha fatto pensare delle cose a cui non avevo mai pensato, no? Io credo che nel pellegrinaggio, nel fare per esempio la Via Francigena o altri tipi di cammini religiosi, ci sia la bellezza dell'essere collegati con l'intero universo. Cioè io cammino perché dentro di me ho delle credenze, queste credenze mi collegano a tutto l'universo. Camminare e basta semplicemente per trovare se stessi può avere questo significato. Ma la mappatura invece, la mappatura che io ridono a terzi e quindi la condivido gratuitamente, come è sul sito di Ammappa l'Italia, in modo che qualcun altro la rifaccia, qualcun altro possa apprezzare quel paesaggio lì. Ma la mappatura in realtà non è mai un passo solitario, è un passo insieme ad altri, ho sempre lo sguardo alla società. Mi è venuto in mente un libro che non so se tu conosci, si chiama Il Monte Analogo di René Daumal. Sì, l'ho presente, non l'ho letto però. Leggilo, perché è il concetto di Ammappa l'Italia. Parla proprio di esploratori che tracciano una via per gli altri. Dovrebbe piacerti, spero, poi... l'altro è lì nella mia libreria, che è un libro della Delphi, esatto. Benissimo, è lì nella mia libreria in attesa di essere letto. E allora ti prego di darmi un ritorno, o me lo dai in testa di costa, oppure mi dici che cosa ne pensi. Certo, no, una cosa a cui tengo molto è questa: noi nel nostro standard abbiamo messo la descrizione obbligatoria, mentre il tracciato GPS non lo è. Questo significa che una persona, per veder pubblicata la propria mappatura, deve per forza di cose inviarci un testo, quindi c'è del lavoro dietro, no? Non c'è semplicemente accendere Garmin all'inizio e spegnerlo alla fine, oppure accendere l'applicazione, scordarsi il cellulare in tasca e poi spegnerla alla fine. Non c'è questo, c'è descrivere l'ambiente circostante. E quindi obblighiamo le persone a scrivere dell'Italia, ognuno con il proprio stile, ognuno con il proprio occhio, quindi c'è il geologo che parlerà appunto delle montagne e delle rocce, c'è chi ha un approccio più botanico, chi ha semplicemente gli piace descrivere le strade. E quindi un giorno, tra 10 anni, quando Ammappa l'Italia sarà un archivio enorme di tutte queste cose, perché non abbiamo fretta, come il cammino non ha fretta, figuriamoci se noi il sito abbiamo fretta, sarà un patrimonio enorme dell'Italia. Ma i percorsi, una informazione pratica, non ha importanza quanto sono lunghi, cioè io posso fare anche qualcosa di breve. Sì, sì. Cioè, te lo dice uno che è pigro in una maniera esagerata, però se volessi fare un percorso di un'oretta, una cosa di questo genere, va bene lo stesso. Certo, sulla Mappa d'Italia ho dimenticato di dire che oltre alla descrizione, le foto, il tracciato, il GPS facoltativo,
ci stanno anche i dati tecnici come difficoltà, che sono la durata, la percentuale di strada nella natura e la regione. Certo. Diciamo, ognuno può poi calibrare. Bene. No, ci sono anche percorsi di un'ora, anche percorsi di 45 minuti, poi uno può fare un pezzo e tornare indietro. Insomma, l'importante è che ci sia l'esperienza. Perfetto, allora ti ringrazio infinitamente, ti saluto e buona via. Grazie, allora. Alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Avete ascoltato il podcast di Viaggiare con Lentezza. In ogni episodio vi proponiamo le storie di viaggiatori atipici, gente che ha deciso di esplorare il mondo prendendosi il tempo necessario. Restate sintonizzati con noi per ascoltare nuove avventure. A risentirci alla prossima tappa.